Vogliamo parlare di Oh, questi atleti straordinari. Charlène e Marco, dai. Charlène Guignard, Marco Fabbri, ieri hanno presentato davvero una interessante short dance, come ricordavi tu, con quella bella musica di Buongiorno a te di Pavarotti, davvero particolare. Charlène Guignard e Marco Fabbri oggi ci presenteranno il loro free sulle musiche delle quattro stagioni. Sono in quinta posizione nella short dance, hanno ottenuto 55-57. Forza ragazzi. E Forza, forza. adesso silenzio, Arianna. Ah, thank you.
Charlène Guignard, Marco Fabbri. Lei è una meravigliosa farfalla, veramente il suo costume è straordinario, mi sono piaciuti molto, anche ieri avevamo notato come sono migliorati dal punto di vista della pattinata, della velocità. Sono davvero una bella coppia. Ok, riprendiamo a respirare. Hanno finito i nostri italiani. Ho visto che sui Twizzle eravamo così, dice di fatti. Ma sai cos'è? Fa veramente strano, perché ogni volta che c'è un atleta italiano, guarda, può essere anche al campionato regionale, iniziano le mani a sudare. Non è facile stare qui. E sono veramente contento perché veramente hanno dimostrato quello che sono. Loro sono molto precisi e potenti a livello tecnico. Li ho visti molto solidi nella prima sequenza di passi, poi giustamente ricordiamo che il pannello tecnico ha una visione migliore rispetto alla nostra per andare a determinare i livelli. Scusami, ma faccio notare veramente il costume di Charlène è straordinario, cioè questa farfalla che è tutta la parte del busto, guarda quanto è bella, con tutti i Swarovski, veramente bravissimi giustamente la Barbara. Sentiamo, molto contenta, ha detto. C'era qualcosa di cui Marco non era contento invece? Sì, del tipo io sono rimasto piacevolmente impressionato da come Charlène sia cresciuta a livello interpretativo. Oltre è bellissima, come hai detto te, in questo costume, e lei l'ho vista veramente incisiva a livello interpretativo. Ti ricordi quando facciamo il discorso dell'essere convinti e convincenti? Lei guarda lo sguardo, è convinta in maniera incredibile, sa quello che sta facendo e questo traspare nel programma. Ma se prende solo un briciolo della grinta di Barbara Fusarpoli, perché finito. La Barbara proprio mangiatrice fantastica. Ecco, questo è il dettaglio del... Guardate come bellissimo questo sollevamento, lui in posizione di scivolata e lei completamente inarcata con una presa molto difficile. La regia ancora non ci ha permesso di andare a vedere esattamente nel dettaglio l'elemento che era straordinario. E guardiamo ancora questo piccolo dettaglio della da ieri Charlène. Che notiamo che su Charlène fanno vedere tantissimi primi piani. Dobbiamo iniziarci a porre un sacco di domande, capito? Ma Charlène, occhio a non rimanere in Cina, torna a casa. Nonna Stitch. Stanno salutando. Sì, abbiamo lasciato infatti che se potessero sentire i loro saluti a casa. Allora aspettiamo su il punteggio. Adesso vediamo come è stato considerato dalla giuria. 42-42, miglior tecnico finora, non i miglior components, 40-59, un punto di detrazione, 82-01, 137-58, per pochissimo sono davanti alla coppia campione del mondo junior che aveva 187-46. Quel punto di detrazione? Deve essere un extended lift, un sollevamento che è stato tenuto per troppi secondi. Ricordiamo che i sollevamenti corti non possono superare i 6 secondi.